E cari videogiocatori, ben ritrovati nuovamente dal vostro Danimania Retro Games e non solo. Bene, la puntata che tratterò oggi è una puntata diversa dal solito, seppure sempre a tema videoludico, l'argomento è leggermente diverso, ovvero non farò nessun tipo di recensione riguardante nessun tipo di gioco, ma vi mostrerò due cataloghi di casa Nintendo che avevo recuperato nel 2016 e che ancora non ne avevo fatto alcun video. Quindi voglio comunque renderne omaggio, tra virgolette, perché Nintendo è la mia seconda console preferita, oltre la prima che è la Xbox. E quindi non vorrei perdere tanto tempo e andiamo avanti guardandoli meglio nel dettaglio. Allora, innanzitutto voglio mostrarvi il catalogo, quello che mi piace di più, Nintendo, con i personaggi di Mario. La scritta 2016 perché è un catalogo del 2016, un catalogo che mi piace davvero davvero tanto. Allora, vediamo la prima pagina, ci illustra un po' le uscite del Nintendo 3DS XL per maschi e femmine. Insomma, c'era questa nuova uscita, oltre alle uscite in colore nero classico. Da questo lato ci illustra un po' quelle che sono le differenze tra le due console, 2DS e 3DS, entrambe che leggono chiaramente le cartucce del DS e del 3DS, ma entrambe console, seppure leggermente differenti l'una dall'altra, sono fantastiche entrambe. Ovviamente lo trovate in inglese perché io sono qua in Australia. Passando alla pagina successiva, passiamo ai giochi, con il primo che salta all'occhio, ovvero Super Mario Maker 3DS. Una volta create gli stage, questo diventa un vero e proprio capolavoro. Passando alla prossima pagina, quello che possiamo vedere è Mario Kart 7. Il gioco Mario Kart 7 è credo il più bel titolo uscito per console portatili di casa Nintendo. Se acquistavamo all'epoca i Nintendo 2DS, potevamo scegliere tra le tre combinazioni di colori e anche con la preinstallazione all'interno di Mario Kart 7. Quindi era una figata, davvero una figata. Ovviamente il titolo era anche disponibile a parte per chi lo volesse. Un gioco davvero straordinario. Cambiando pagina, Super Smash Bros. Per 3DS, e questo titolo è un grandissimo gioco. Se giocato a due giocatori o anche a più giocatori, diventa molto molto divertente. Comunque è un bel gioco, un gioco da assolutamente da considerare, perché questi titoli sono titoli che non muoiono mai, sono fantastici. Passando avanti, New Super Mario Bros. 2 è un grande capolavoro di gioco uscito per il Nintendo 3DS. Ricordo che alcune edizioni, o meglio alcune nuove uscite del 3DS, davano allo stesso modo come nel 2DS con Mario Kart 7 la preinstallazione di New Super Mario Bros. 2 all'interno del 3DS. Un grandissimo titolo che va giocato davvero, è veramente un grande capolavoro, fantastico, lo adoro davvero tanto. Passando avanti, un altro gioco straordinario, ovvero Super Mario 3D Land. Questo è fantastico, è un gioco da considerare, un gioco da non dimenticare. Un altro gioco di Mario Luigi, Paper Jam Bros. Questo è un gioco che può piacere e non piacere a seconda dei gusti. Voltando la pagina troviamo i Pokémon. Io non sono per nulla amante di Pokémon, ma c'è tanta gente che piace il genere, e qui nel catalogo davano Pokémon Sun, un Pokémon Moon. Io non capisco niente di Pokémon, quindi non voglio parlare, voglio solo dire che non è il mio genere e non so, non mi piacciono mai piaciuti i Pokémon. Qua c'era un altro,
Pokémon Omega Rugby, questi titoli erano usciti davvero tanti giochi per i Pokémon. Qua c'è un altro ancora, Alpha Sapphire, e altri titoli di Pokémon veloci, non lo so, io non ne ho mai giocati, non so veramente cosa rispondere. Solo uno ho giocato di Pokémon, poi vi dico qual è. Anche qui un altro titolo di Pokémon, non so cosa sia, fate voi. E anche qui ancora Pokémon Z Ring e Pokémon Trading Card Game, insomma non lo so cosa sono questi giochi. Andando avanti, Yo-Kai Watch, questi titoli non li ho mai giocati, non so cosa siano, ma sono dei giochi che magari voi conoscete, e questo catalogo mostrava anche questi titoli. Questo titolo, c'è un altro titolo di Yo-Kai, ecco qua, Yo-Kai Watch 2, e poi davano anche Yo-Kai Watch 2 Rashi Sold, ecco, sono due differenti giochi, dal titolo potete notare. Non so che cosa siano questi titoli, onestamente non li ho mai provati, ma erano in catalogo. Passiamo ad Animal Crossing. Io non sono mai stato un fan di Animal Crossing, non mi è mai piaciuto, c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, io sono tra quelli che lo odiano. E poi qui Tomodachi Life, non so cos'è, forse sarà una specie di The Sims, no, non lo so. E poi qui altri giochini che si avvicinano più a un popolo più femminile, direi, più che altro, più che maschile, questi titoli. Anche questi qua, giochi di animali, sono tutti messi in piccole pagine, giochi più al femminile. Non questi Mario Tennis, Star Fox 3D, ecco, questi titoli sono belli. E Yoshi New Island, questo Yoshi New Island lo avevo provato e mi era piaciuto un po', era carino, davvero carino questo titolo. Mario Party, questo ce lo avevo. Anche questo carino, ma io sono sempre del parere che questi titoli vanno giocati in compagnia, non da soli. Passando avanti, un altro titolo che non conosco, mai conosciuto, sicuramente voi lo conoscete, lo avete anche forse giocato, non so che dirvi. E poi abbiamo Dragon Quest. Dragon Quest lo conosco, ma non ho mai avuto la cosa di giocarlo perché io non vado pazzo per il genere a turni, queste cose così non vanno per me, non vanno per me. Poi da questo lato abbiamo Fire Emblem Fates. Questo gioco, boh, lo conoscete più che altro sicuramente voi. È un titolo che ho solo visto dei gameplay su YouTube e non so, io mai giocato questi titoli, sicuramente voi ne saprete più di me. Ne erano usciti due, forse più di due, per 3DS. Da questo lato, ecco, questo è un grande titolo che ho amato, ovvero Monster Hunter Generation. Questo qui lo avevo giocato in una versione demo che tra l'altro è all'interno, non so se c'è tuttora, su Nintendo eShop. È un bel titolo, è un bel titolo, la demo era fantastica, mai avuto il gioco completo, ma è un grandissimo titolo. Passando a questa parte, Metroid Federation Force. Questo è un bel titolo in prima persona, mai avuto, solo giocato in versione demo, anche mi era piaciuto abbastanza. All'interno del gioco si poteva trovare la Blast Ball, era una sorta di torneo di palla all'interno del gioco. Molto bello questo titolo, molto bello. Chissà, dovrei recuperarlo se lo trovo a buon prezzo. Da questo lato abbiamo i Zelda, i variati Zelda, che i Zelda sono tutti belli. Alcuni sono molto difficili, altri sono un po' più semplici, ma sono delle perle. Anche qui abbiamo un altro Zelda,
A Link Between Worlds, mentre il primo, scusate, era Ocarina on Time in 3D. Questo qua, se non sbaglio, era per il Nintendo 64. Esatto, era un classico titolo, c'è scritto qua, un classico titolo del Nintendo 64 rivisto, rimasterizzato su 3DS, un grande capolavoro. E poi un altro Zelda, anche questo mi ricordo era su Nintendo 64 e anche su 3DS, un grande titolo anche questo. Mannaggia, i Zelda costano un bozzo di soldi. Ecco qua, quest'altro è un gioco Tecmo Koei, questo è una specie di Dynasty Warriors, una specie di Hokuto no Ken, è un grande capolavoro, lo avevo giocato e vorrei recuperare l'edizione nuova uscita per Nintendo Switch, ma i prezzi sono sempre straordinariamente alti e non ci si può avvicinare, per scalare un poco vedrò di fare qualcosa. Quest'altro Zelda, The Legend of Zelda Dream Force Heroes, lo avevo giocato e mi era piaciuto tutto sommato, un bel titolo anche questo, lo avevo giocato sempre in versione demo, mi piace provare le demo e testare i giochi. Niente, qui abbiamo un po' di pubblicità Amiibo e qui si passa al reparto Wii U. Il reparto Wii U davano all'epoca la console con in bundle due giochi come Mario Kart 8 e Super Smash Bros, sono due grandi capolavori, lo davano in bundle alla console per chi la comprasse, è davvero una grandissima console la Wii U. E qui troviamo Super Mario 3D World, c'è anche per Nintendo Switch, vorrei recuperarlo, mannaggia quanto costa, costa davvero tanto. E da questo lato Mario Kart 8, io Mario Kart 8 Deluxe, come avete visto nella mia recensione del Nintendo Switch, per Nintendo Switch è un grandissimo titolo, davvero i Mario sono grandi titoli. Qua passiamo a Super Smash Bros Wii U, è più o meno uguale a quello 3DS, davvero un grande titolo con una grandissima grafica, è molto bello, molto bello. Mario Party 10, Mario Party bisogna giocarlo con altra gente perché da soli è impossibile giocare a questi titoli. E sì, devo dire anche questi sono bei giochi, divertente. Super Mario Maker non ricordavo che era uscito anche per Wii U e non so se è uscito o era uscito solo in versione digitale per questo titolo. Ma lo si trova anche su Wii U, Super Mario Maker. Mario Tennis, non sono un fan di tennis, ma sarà sicuramente un grande titolo anche questo. Paper Mario Color Splash, un altro titolo per Paper Mario, un titolo che piace a molti. E qui Todd, Capitan Todd, Treasure Tracker. Io avevo questo titolo, dico avevo perché lo avevo giocato, ero arrivato forse al terzo o quarto stage, adesso non mi ricordo, lo avevo abbandonato perché non mi era piaciuto, vi dico la verità. A parte che a me Todd è il personaggio più orribile della saga di Mario, mi fa proprio cagare, non mi piace. E l'avevo comunque comprato questo titolo perché pensavo che fosse un simile a un 3D Land o qualcosa del genere, ma no, per niente. Ed è, per quanto mi riguarda, a me, dico a me, per me è un pessimo titolo. Yoshi Woolly World, per quanto amo Yoshi, mi piace davvero tanto, non mi piace questa cosa della lana su Yoshi, rende il titolo orribile. Anche se il titolo è bello, ma il fatto che è tutto di lana perde tantissimo. Animal Crossing Amiibo Festival, un po' di roba come New Super Mario Bros. U insieme a New Super Luigi U. All'interno di questo gioco c'erano due possibilità di scelta: Wii Party, Lego City, Nintendo Land, tutte pubblicità di giochi. Donkey Kong Country, questo è un bel titolo
Pikmin 3, mai giocato, sicuramente voi ne sapete più di me. Questo non sapevo cosa fosse, Fast Racing, ma quanto sembra tipo una specie di Wipeout, credo, ma per Nintendo. Non so cosa dire perché non ho mai giocato a questo. Un altro gioco, Steam World Collection, due titoli, ma niente di che, niente di straordinario. E invece qui è un pezzo grande, un pezzo forte, come Star Fox Zero, un grande titolo. Bisogna anche, attenzione, sapere giocare a questo gioco, perché non è semplice. Ed è un bel gioco davvero. Poi abbiamo Splatoon. Splatoon, ci sono ancora anche il secondo e terzo capitolo usciti per Switch, anche per varie altre console. È un titolo che non ho mai giocato, credo sia solamente multiplayer online, correggetemi se sbaglio, perché non so molto, non ho mai giocato, ho solo visto un trailer, un gameplay, niente più niente meno, ma è molto apprezzato questo titolo. Andando avanti, ecco, questo è il tipo di Pokémon, l'unico Pokémon che ho giocato che somiglia anche col logo a un Tekken Tournament, ma in questo caso è Pokémon Tournament ed è davvero una grande figata, è davvero un gran titolo, signori, è un bellissimo gioco. Anche quest'altro, seppure non l'ho mai giocato, Xenoblade Chronicles, è un bel gioco. Non l'ho mai giocato, ho solo seguito dei gameplay e non ho mai avuto la cosa di poterlo comprare, ma lo comprerò più in là perché è veramente un bel gioco da considerare. E qui Tokyo Mirage Sensation Fi, non so cos'è questo, onestamente non ne ho idea, sicuramente qualcuno di voi sì, io no. Un altro Zelda, un HD di Zelda già esistito, un bel gioco come tutti i titoli di Zelda, leggermente complicati ma molto belli. Questo è un grande capolavoro che ho completato, molto bello questo titolo, ripeto, vorrei quello nuovo per Nintendo Switch, un grande gioco. E poi passiamo a una perla, ovvero The Legend of Zelda Twilight Prince in HD, la versione HD con un amiibo all'interno del pacco, lo si poteva trovare anche così, molto molto bello questo gioco, un grande capolavoro. E infine un poster di The Legend of Zelda Breath of the Wild che usciva l'anno dopo questo catalogo 2017, ecco qua. Passiamo adesso all'altro catalogo, su però dedicato a Nintendo eShop, quindi il negozio online dello store, insomma, di Nintendo. Allora, in prima pagina quello che troviamo un po' come funziona il Nintendo eShop, sia per la console portatile e per il Wii U. Vi ricordo che questo catalogo è del 2016, quindi non c'era ancora il Nintendo Switch. Allora, qui troviamo le tre card che possiamo comprare in qualsiasi negozio, sicuramente in Italia ci saranno pure, e sia per 3DS funzionano che anche per Wii U. E qui un primo gioco pubblicitario come Pokémon Moon, e dalla pagina successiva c'è un, come potete leggere, free demo available su 3DS. Ecco qua, 3DS, vorrei provare questo gioco per capire un po' com'è, se è bello o non, che l'abbiamo visto prima ma io non l'ho mai giocato. Anche qui c'è l'altro, mai giocato, quindi non so onestamente di che cosa si tratti, vorrei provarlo. Questo è un grandissimo titolo per Nintendo 3DS, Monster Hunter Generation. Io lo avevo preso in demo, l'avevo giocato nella demo, mi era piaciuto tantissimo ed è un grandissimo capolavoro, vorrei recuperarlo perché è davvero un bel titolo. Super Smash Bros. 3D, appunto,
avviabile per 3DS, anche la versione demo. Molto bello questo titolo, molto bello. Per Wii U adesso, come potete leggere, Pokémon Tournament, questo è un bel titolo per Wii U. Non so se c'è una versione per Switch, mi sembra di sì, non mi ricordo. E poi Pikmin 3, anche questo in Nintendo Shop su Wii U, disponibile su Wii U. Ancora funziona lo shop su Wii U, eh? Non tutto, ma funziona. Monster Hunter 3 Ultimate per Wii U, mai avuto, ma sono sicuro che è un grandissimo capolavoro, come lo è anche questo Protect Zero per Wii U, un grandissimo gioco. Ci vuole una pazienza con questo titolo, però è davvero bello, bello bello. E qui altre varie pubblicità da catalogo, ecco dei piccoli giochini che non conosco onestamente. Anche qui vediamo questo qua, si poteva anche vedere Netflix con la Wii U. Io Netflix con la Wii U non lo guardo onestamente. E qui si sta strappando la pagina. E qui altri giochi. Oh, questo qua, NES Remix, NES Remix 2, dice per Wii U, ma io mi ricordo di averne visto una copia anche per 3DS. Se riesco a trovarlo me lo compro, perché è una bellissima raccolta, è davvero bello bello NES Remix. Star Fox Guard, e qui ci sono tutti questi giochi che si trovano all'interno, anche Super Mario 64 Wii U, Super Mario Galaxy Wii U, insomma ci sono tanti, Donkey Kong 64 per Wii U, Metroid Prime Trilogy, tanti titoli, tanta roba, davvero tantissima roba. Ecco qua, niente, questo è più corto, finito. Ho voluto fare un video un po' diverso dal solito, appunto mostrandovi questi due cataloghi che avevo, e mi è piaciuto poterli risfogliare nuovamente, e devo dire che c'è tanta roba. Ovviamente non è che tutto lì, ci sono molte altre cose che erano uscite anche prima e poi anche dopo, ma questi erano dei cataloghi del momento dell'anno 2016, molto molto belli. Ditemi un po' voi cosa ne pensate. Io li trovo straordinario che ci sono stati questi due cataloghi, che forse lì in Italia non ci sono, non ve lo so dire, ma io li ho recuperati subito perché erano all'interno di un negozio qui a Melbourne in Australia, ed erano completamente gratis, cioè a pacchi, e io ho preso questi due. E ditemi un po' voi cosa ne pensate, noi ci vediamo al prossimo video, che riguarda un po' di acquisti Nintendo che ho fatto, perché come già detto Nintendo è la mia seconda console preferita, che amo tantissimo, e ho fatto qualche acquisto di casa Nintendo, quindi sarà credo il prossimo video, se tutto mi arriva in tempo. Noi ci rivediamo alla prossima, ciao ragazzi, vostro Dani Mania Retro Games, se non so.